Cari amici, buongiorno, buonasera, non so quanto guardate questo video, comunque benvenuti nel mio canale. Purtroppo ieri c'è stato un po' un problema tecnico perché la musica era più forte forse della mia voce, ma il problema è che quando io faccio i video uso una software, mentre che uso questa software è tutto a posto. Poi quando li carico su YouTube c'è qualche errore tecnico che mi sbalza tutto l'audio e non ho ancora trovato l'errore, però vedrò forse magari di non usare più musica, anche se una gran parte di quella musica la faccio io per questo. Comunque fa niente, dai. Allora, cosa parliamo oggi? Oggi parliamo del diritto di emergenza, perché questo è molto importante, questo diritto di emergenza che stanno usando ora per ogni cagata, quando loro non sanno più cosa fare, quando loro non hanno una legge che possono applicare, tirano fuori questo diritto di emergenza. È come, diciamo così, che io e te questo diritto di emergenza non ce l'abbiamo a disposizione. Cioè noi, quando per esempio andiamo a bere un caffè e poi ci chiedono di pagare il caffè, non possiamo dire: mi dispiace, non ho soldi, è un diritto d'emergenza perché mi hanno licenziato, non mi hanno pagato o chissà cosa. Noi questo diritto d'emergenza non abbiamo a disposizione, ce l'ha solo la politica, specialmente quella politica che non sanno più come governare un paese. E questo diritto d'emergenza ha distrutto negli ultimi 3 anni 15.000 posti di lavoro o di più, forse anche. Perché è un diritto d'emergenza fare il lockdown, chiudere le palestre, i ristoranti, gli alberghi, i takeaway, tutta la gastronomia, le discoteche, cioè tutte le attività, diciamo. È un diritto d'emergenza regalare una banca che ha un valore di 20 miliardi o in più alla UBS per zero franchi. Noi abbiamo delle leggi che sembra che quando la politica non sa cosa fare e usa questo diritto d'emergenza, non valgono più niente. Cioè tutte le leggi che abbiamo vengono tutti azzerrati, in pratica disattivati, non valgono niente, anzi in più crea danni, perché è un danno economico, un danno di posti di lavoro, danno finanziario, un danno per l'imprenditore, e nessuno se ne frega niente. Questo per una palestra gli è stato un po', diciamo, non gli è andato bene e ha fatto causa contro lo Stato svizzero, perché ha detto che il lockdown, di chiudere l'attività di questa palestra, non era legale. Ogni corte gli ha negato questo suo pensiero, diciamo così, perciò è stato respinto, finché oggi è andato a finire nella Corte Suprema della Svizzera. E chiaramente la Corte Suprema non può andare contro la politica, perciò anche loro hanno respinto questa richiesta, perché se l'avrebbero accettata sarebbe stato un disastro, ma non solo per tutte le attività che sono state chiuse per colpa del lockdown, questo finto lockdown, diciamo così,
ma anche per questo caso qua del UBS Credito Svizzero, perché anche questo è stato fatto con questo decreto di diritto di emergenza. È per questo chiaramente hanno respinto questa causa e niente, perciò il diritto di emergenza vale anche per la Corte, quella Corte che dovrebbe difendere la legge e applicare la legge. Questo è la situation, quello che è successo. Poi vorrei fare un resumé di quello che ho parlato ieri, magari non si è sentito bene, stretto. Mi sono accorto che la UBS, cioè la maggioranza degli azionisti, sono americani, e noi sappiamo gli americani, o diciamo il governo americano, che vogliono distruggere tutto quello che è sano in un governo, specialmente qui in Svizzera, la piazza finanziaria, e invece nel Credito Svizzero la maggiorità, diciamo, delle azioni li aveva una famiglia dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, siccome ha fatto la richiesta per entrare nei BRICS, paesi BRICS, o è già dentro, diciamo, a questo gli americani proprio li sta qua, e per conto mio hanno fatto anche pressione sulla Svizzera per farli pagare a questi arabi, per crearli un danno, diciamo, economico molto elevato. Vabbè, che loro hanno una quantità di soldi, però il danno è veramente un paio di miliardi di franchi. Perciò questo è quello che è successo, è quello che ho detto in pratica nell'ultimo video. Poi c'è stata anche una discussione negli ultimi mesi per le armi della Svizzera, se fornirli, non fornirli all'Ucraina. Poi alla fine la politica ha detto no, non forniamo, ma come sempre, anche qui mi sa che hanno messo in azione un diritto di emergenza in silenzio. Un fotografo, un giornalista spagnolo ha fotografato un carro armato svizzero in Ucraina e tutti si sono chiesti ma come è andato a finire questo carro armato in Ucraina, perché hanno detto che i carri armati non possono essere rivenduti, cioè li hanno venduti alla Germania, ok, perché la Germania ha fatto pressione che li vuole avere, ma il governo svizzero gli aveva detto li diamo, ve li vendiamo, però non li potete rivenderle, cioè li potete usare solo voi. Infatti quello che è successo, se ne sono fregati, si vede, e sono andati a finire ugualmente in Ucraina. Questo chiaramente è stata una bomba politica, e ora vogliono verificare come questo fatto è successo, ma sicuramente non si saprà niente, come al solito andrà a finire nel bel silenzio del nulla. Poi questa è veramente bella, questa notizia. Il Financial Times ha scritto oggi un articolo che sembra che questa decisione della fusione fra UBS e Credito Svizzero era già decisa mercoledì. Perciò mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica non sono stati informati gli azionisti. Questo è contro la legge, e anche lì ci possiamo aspettare forse qualche causa, se è veramente così. Financial Times ha scritto che loro hanno i fondi concreti, cioè di informazioni concreti, che possono confermare questa informazione, e questo chiaramente anche questo, diciamo, è anche una bella figura di E poi un'altra notizia: il giornale più grande qui in Svizzera, che si chiama Blick, ha confermato quello che io ho detto anche, mi sembra ieri o l'altro ieri nel video, che questo colosso
che abbiamo creato ora ha talmente tanto potere ora contro l'industria, che questa industria deve accettare tutte le condizioni che questa banca le dirà. Cioè non hanno più un'altra banca che possono andare magari a avere condizioni migliori. No, devono per forza accettare le condizioni della UBS. Poi stamattina sono andato in Germania a fare la spesa, perché mia moglie in Thailandia, i figli sono tutti a studiare fuori casa, sono solo, perciò devo cucinare per me stesso e fare la spesa per me stesso. Se la faccio in Svizzera, ogni giorno mi costa sui 30 franchi. Se la faccio in Germania, io con 30 franchi posso mangiare minimo 3 giorni. Perciò conviene. E come che conviene? Anche per far capire un po' i prezzi qui come sono. Cioè veramente, anzi, ti conviene anche quasi più di andare in un ristorante se vivi da solo, che di andare a fare la spesa qui in Svizzera e cucinarti a casa. È troppo caro per una persona singola, non conviene per niente. Guarda qua, uno squallo c'è uno squallo, mamma mia che paura. Di Guglielmo Tell, in uno stato normale quando non c'è sole. È questo che ci possiamo godere 70% dell'anno: belle nuvole, tutto bello grigio, è il diritto d'emergenza. E con questo vi lascio. Buona giornata a tutti e diciamo che ogni giorno in più ci fanno capire, diciamo così, che ogni giorno in più che passa e ogni giorno più che ci fanno arrabbiare, ci fanno capire che dobbiamo prendere una decisione, ma non una decisione per fare una rivoluzione o chissà cosa, tanto non serve a niente. Per prendere una decisione per te stesso, diciamo di ritornare come hanno fatto i nostri nonni, di non so, comprare una casa in qualsiasi parte del mondo, farti il tuo giardino, crearti il tuo micro mondo autosufficiente, che non devi andare a fare la spesa, diventare vegetariano. E di tagliare la corda con questo mondo sistematico di norme di diritto di emergenza. Sempre di più prendono questa decisione. In Italia, come ho visto, mi è stato mandato ieri un video, in Italia solo, mi sembra, l'anno scorso oltre 1 milione di persone si sono licenziati dal loro posto di lavoro. Cioè avevano un posto di lavoro, in pratica avevano anche una paga fissa, e l'hanno in pratica lasciato
e hanno cambiato vita. Un milione. Un milione. E questa tendenza cresce. O crescerà anche qui in Svizzera. Sempre più voci che sento che sono stufi, la gente è stufa. La gente è stufa di questa politica. La gente è stufa di questi politici falsi. La gente è stufa di questa pressione psicologica che gli viene fatta. Perciò io la capisco benissimo. E io meglio che chiudo, perché qui piove. Bene, tanto più bello non divento. Ciao ragazzi, ciao belli brutti.